Questo qui è il pezzo che ci ha dato il prof. E io ci ho messo un po' di tempo per farlo. Sono partito da questo schizzo qui. E ho avuto l'idea di rivoluzionare questa sfera qui, di raggio 52. Dopodiché sono andato rivoluzionarmi questa sfera qui facendo convertire entità del primo schizzo. Dopodiché mi sono creato questo cono qui, e qui ho avuto un po' di difficoltà perché all'inizio mettevo queste due righe al centro delle sfera, ma poi ho capito che dovevano stare parallele, allora ho messo vincoli perpendicolarità e ho rivoluzionato questo cono qui rispetto a quest'asse qua. Dopodiché mi sono posizionato sul piano superiore e ho convertito delle entità sempre del primo schizzo qui. Ho convertito l'entità di questo punto qui, questo punto qui e questo qui, da cui ho avuto i raggi delle circonferenze sotto, ho tirato le righe e alla fine le ho congiunte tramite la funzione estrusione base, l'ho sformato di 7 gradi e l'ho portato fino a questo corpo qui. Dopodiché ho fatto il taglio estruso perché c'era la sfera che usciva. Allora ho fatto convertire, ho convertito l'entità di questo schizzo qui e ho fatto taglio estruso passante e alla fine ho svuotato. Non era semplice come disegno, ma alla fine siamo arrivati al risultato.